dinamica dell'accaduto. Violenza assistita sui minori, argomento mai trattato troppo volentieri, al centro dell'attenzione del Consiglio regionale che ha dettato in un convegno le sue linee guida. Il tema della violenza assistita purtroppo è ancora una delle problematiche che riguardano i minori di cui si parla ancora poco. I numeri comunque sono ancora importanti, spesso è un qualcosa che appunto non viene subito percepita, ma in realtà il luogo della famiglia, che è quello dove un bambino, un minore dovrebbe comunque crescere con amore e sentirlo come un luogo protetto, spesso diventa invece il luogo in cui loro sono vittime di maltrattamenti e, se non necessariamente di abusi sessuali, assistono invece a dei eventi e dei maltrattamenti che vengono compiuti da un genitore verso l'altro, e quindi hanno anche l'approccio di un genitore che purtroppo diventa magari il genitore poi che è carnefice e l'altro che si trasforma in genitore vittima. Su questo è importante intervenire, c'è una DGR, la numero 42 del 2000, che ormai è datata, e c'è una mozione in aula che deve, infatti impegna la Regione proprio sul fatto di poter intervenire nella revisione di queste linee guida. Sono importantissime e bisogna assolutamente cercare di fare sistema, ovviamente anche con i mondi che in questi anni hanno lavorato in questa direzione, occupandosi di minori, di abusi e soprattutto investire su formazione e sensibilizzazione, un impegno che noi istituzioni dobbiamo assolutamente assumerci in prima persona. L'ANCI è intervenuta a questo convegno portando anche il suo contributo, infatti i comuni attraverso il lavoro degli enti gestori sulla protezione dei minori sono, e delle donne sono assolutamente coinvolti e in prima linea. Naturalmente è importante lavorare in equipe con l'autorità giudiziaria, con la parte sanitaria, ma credo si parli ancora troppo poco di violenza assistita e soprattutto in troppe poche occasioni ci si interroga sui danni che i bambini hanno a seguito della violenza per l'appunto assistita nei confronti della mamma. Quindi io credo che questo convegno ha avuto degli obiettivi importanti. Intanto il CISMAI ha illustrato le nuove linee guida, ma soprattutto c'è stato un dialogo tra operatori di settori diversi. L'impegno che viene chiesto è quello di lavorare non soltanto per intervenire dal punto di vista giudiziario, ma anche per operare sui danni e intervenire per sostenere questi bambini al fine di lenire quelle che sono le ferite e i traumi che hanno subito nell'assistere a situazioni di violenza in famiglia. Credo che da questo punto di vista il lavoro professionale dei nostri enti gestori sia di altissimo profilo, ma le casistiche sono in aumento e quindi credo che ci debba essere un impegno che peraltro è stato richiesto in particolare alla Regione Piemonte proprio per potenziare anche dal punto di vista sanitario queste attività e rafforzare il lavoro in rete tra servizi sociali, servizi sanitari e autorità giudiziarie e anche il mondo degli avvocati che naturalmente hanno un ruolo importante spesso in queste tristissime vicende. Angelo Sanna, 62 anni, dal marzo 2015